Oggi come oggi anche di tanti ragazzi continuano a morire di queste malattie assurde chiamate anoressia, bulimia e tutti questi disturbi alimentari, legati ancora non si sa a cosa. Brava! Partendo dal presupposto che questa è una mia idea, è un mio pensiero, non riesco a capire come la gente possa arrivare a ridursi così da sola, sputando in faccia a quello che hanno, forse troppo. Però questa è la mia idea e mi assumo le mie responsabilità. Mi rivolgo soprattutto alle ragazze giovani, quelle che stanno crescendo. Un consiglio. Le persone intelligenti, quando sono veramente intelligenti, vi apprezzeranno soprattutto per quello che avete nel cuore e nella testa. E le persone intelligenti esistono. Quindi magari cercate di nutrire quella parte del vostro corpo in maniera molto profonda, il cuore e il cervello, perché ormai, come dico sempre in tutte le tappe, il culo prima o poi.